Eccoci qua. Una delle cose che solitamente creano problemi nel rapporto tra cane e adopter è il fatto che il cane non risponde al richiamo, ovvero dal momento che lo lasciate libero, quando andate a richiamarlo, lui solitamente si fa i fatti suoi. E vi siete mai chiesti il perché? Provate a pensare, solitamente quando è che voi decidete di chiamare il cane? Decidete di chiamarlo dopo un momento nel quale lui si è fatto i fatti suoi, dopo che ha interagito con altri cani o persone e soprattutto quando lo andate a chiamare alla fine del richiamo, lui viene da voi e voi non fate altro che legarlo. Questo in poco tempo diventa il cane fa l'associazione al fatto che il richiamo diventa sinonimo di fine libertà, fine mi faccio i fatti miei. Lui stava tranquillamente giocando con un altro cane, stava annusando, stava esplorando, stava conoscendo quello che era un territorio e a un certo punto voi per una situazione di pericolo, perché dovete andare a casa o perché è finito il tempo che avevate a disposizione, decidete di richiamarlo. Vieni, vieni! E lui che cosa fa? Dal momento che arriva le prime volte, il premio che riceve, la conferma, la risposta a quello che lui ha fatto è il fatto di essere legato e di essere portato via. E così ha interrotto la possibilità di fare quello che stava facendo. Come cercare di risolvere il problema del cane che non risponde al richiamo? Io parto sempre dal solito punto di vista del cane. Avete mai visto due cani che giocano? Come fanno a richiamarsi? Come funziona il richiamo tra i cani? Uno si abbassa, fa il classico inchino, gira la testa e va via. E l'altro lo insegue. Provate a pensare voi come viene affrontato il richiamo. Solitamente voi chiamate il cane e dal momento che lo chiamate siete voi che andate verso il cane. Perché? Perché c'è una macchina, c'è una situazione pericolosa, c'è un bambino, c'è un cane pericoloso e di conseguenza quello che diventa un vieni si conclude con voi che andate a recuperare il cane. Quindi come potrà il cane capire che dal momento che voi lo richiamate e alla parola vieni deve seguire un'azione del tipo oh, vado verso l'adopter, vado verso chi mi ha chiamato? È difficilissimo da capire questa cosa. In che modo possiamo strutturare un richiamo efficace? Provate a pensare questa cosa. È molto semplice tutto questo, nel senso che io parto utilizzando quello che è un guinzaglione. Guinzaglione non è nient'altro che una corda. Voi andate in ferramenta, prendete 10 metri di corda, molto semplice, senza nodi, senza niente, non importa che sia una corda da montagna, una corda, una lunghina 10 metri. Un moschettone normale, fate un nodo e questo diventa il guinzaglione. Cosa faremo? Noi metteremo al cane questo, andremo in un'area sicuramente sicura dove possiamo comunque non correre nessun tipo di rischio. A un certo punto, noi dal momento che il cane è libero, si fa i fatti suoi, saremo dotati di super premi, bocconcini, qualcosa che sia veramente un premio per il cane, qualcosa che abbia un valore. Dal momento che decidiamo di chiamare il cane, noi giriamo la testa, la nostra testa, e andiamo dalla parte opposta nella quale si trova il cane. Il cane che comunque attento e preoccupato di esplorare, mappare un territorio, giocare con un altro cane, a un certo punto sentirà la vostra voce che si gira e si allontana. Vedrete che la risposta del cane sarà quella di girare la testa e venire da voi. A questo punto che cosa possiamo fare? Diamo un premio al cane, facciamo una carezza, uno sguardo, bravissimo, molto bene, e poi lo lasciamo andare. Questa cosa qua, in una passeggiata di 10 minuti, quante volte può succedere? 10 volte lo chiamiamo e 9 volte lo lasciamo andare. Il che vuol dire, nella testa del cane si costruisce una situazione dove io sono il cane, sto giocando, mi faccio i fatti miei, che bello, tutto questo, a un certo punto sento, vieni, vieni, giro la testa. Vado dal mio adopter, vado, mi dà un premio, un bocconcino e torno a fare quello che stavo facendo prima. In questa modalità, per il cane, il richiamo diventa una situazione sicuramente positiva. La decima volta, dopo 9 volte che l'abbiamo lasciato andare, lo recuperiamo, lo leghiamo e cambiamo guinzaglio. Guinzaglione in una situazione di libertà, guinzaglio in una situazione normale. Perché differenziare le due cose? Perché il guinzaglio sulla distanza diventerà una cosa che fa capire al cane che si sta a 1 metro,
un metro e mezzo dalla nostra gamba e quindi si farà una passeggiata in una certa, in un certo spazio. Guinzaglione vuol dire possiamo correre, possiamo fare tutto quello che vogliamo. Altra cosa, qual è il fatto, il vantaggio di avere un guinzaglione? Che dal momento che noi giriamo la testa e andiamo via, abbiamo la possibilità di prendere il guinzaglione dall'estremità e quindi iniziare seriamente ad allontanarci e far capire al cane che comunque siamo noi che stiamo andando da un'altra parte e vogliamo che il cane ci venga dietro. Situazione estrema, cane che non viene, nessun problema, sarò in una situazione di sicurezza perché prendo il guinzaglione nell'estremità, diciamo, libera e me lo tiro dietro. E a questo punto io sono sicuro che il cane viene da me. Situazione corretta qual è? Fare questa cosa all'interno di un'area di sgambamento, fare questa cosa all'interno di un territorio non pericoloso, perché comunque le ordinanze prevedono che i cani liberi non possano essere lasciati. Di conseguenza, la cosa sulla quale lavorare è avere il cane sotto controllo. Cane libero, gioca. A un certo punto vediamo che si sta allontanando troppo. Semplicemente con il piede pestiamo il guinzaglione e a questo punto il cane si sentirà un attimino tirare e a quello che è il nostro richiamo, vieni, lui verrà da noi. Daremo un premio e lo lasceremo andare. A forza di lavorare con il guinzaglione andrà a finire che nel cane il richiamo diventerà una situazione positiva e comunque mi hai chiamato? Vengo un attimo a prendere un premio e poi posso andare a tornare a fare quello che stavo facendo prima. E con l'andare del tempo ogni volta sarà sempre più efficace. Non vi dico di fare prove di passare da guinzaglione a niente, ma semplicemente di fare questa cosa qua. Iniziate le prime volte con il guinzaglione lungo 10 metri per poi arrivare ad avere un guinzaglione lungo 1 metro, 50 centimetri, 30 centimetri, partendo da quello che era il guinzaglione originale e ogni volta tagliare sempre un pezzo in modo tale che il cane si sentirà comunque condizionato da quella che era l'idea del comunque essere recuperato, ma allo stesso modo a voi vi darà la tranquillità del fatto che potete allontanarvi, potete, perché in una situazione iniziale avere il guinzaglione vi dava una certa sicurezza e una certa garanzia, soprattutto perché dal momento che voi iniziate ad allontanarvi e a lasciare il cane preso nel suo mondo e nelle cose che sta facendo, a un certo punto quando voi girate la testa e andate via, non dovete preoccuparvi delle macchine, dei bambini, degli altri cani e di quant'altro, perché alla fine per la distanza dei 10 metri vedrete che il cane siete riusciti a recuperarlo, ma ancora meglio, fidandovi del fatto che comunque il cane verrà, a un certo punto quando avete girato la testa e vi siete allontanati, il cane comunque arriverà da voi. Lavoreremo sempre con il guinzaglione? Assolutamente no. A un certo punto inizieremo anche in casa e inizieremo a far sì che il cane possa pensare che il richiamo sia una cosa positiva e dietro quello che è un semplice richiamo ci possa vedere qualcosa che sulla distanza ci porterà ad avere un richiamo efficace, ovvero in situazioni di tranquillità, la casa, il cortile o in situazioni nelle quali possiamo permetterci il lusso di lasciarlo libero, ci metteremo in un angolo, ci allontaneremo in un momento qualsiasi della giornata, ci metteremo in ginocchio, girati di schiena, chiameremo il cane con un semplice richiamo. Vieni, dal momento che il cane arriva da noi, premio, veloce, e lo lasciamo andare, da lì faremo in modo che tutto questo possa diventare una situazione nella quale cane libero per casa, dal momento che si sente chiamare, possa interrompere quello che sta facendo per venire a ricevere un premio e tornare a fare quello che stava facendo. La prossima settimana affronteremo l'argomento del siedi e resta sul siedi, ovvero il siedi il cane l'ha imparato dal momento che gli abbiamo iniziato a chiedere la pappa e il doggy zen, queste cose comunque diventa una posizione che il cane solitamente affronta nel quotidiano. Noi vogliamo iniziare a insegnare al cane a rimanere fermo, seduto dal momento che noi ci allontaniamo. Ok.